Commissario, è passata una settimana dall'ultima conferenza stampa, ci siamo dati appuntamento oggi qui. Qualcosa è cambiata, ma è giusto che dica lei in seno alla vicenda pronto soccorso. Diciamo che ci siamo dati appuntamento dopo una settimana, ma è una settimana che parliamo di pronto soccorso. Oggi era l'appuntamento che avevo dato dopo la prima conferenza stampa, perché se ce lo diciamo con onestà e sincerità a tutti noi, nessuno di voi credeva che dopo una settimana avremmo trovato queste cose. Cioè oggi dobbiamo dire, ed è la cosa più importante, ho pregato i giornalisti di dirlo, che il pronto soccorso di Agrigento, come l'ha definito il direttore Caramanna, è un pronto soccorso normale, che per noi diventa una cosa eccezionale. Ma è giusto che la gente sappia, ovviamente nessuno vuole mai andare al pronto soccorso, ma il pronto soccorso di Agrigento oggi, ma è già successo da sabato scorso a lunedì, diciamo da lunedì in poi, è un pronto soccorso come tutti gli altri, dove si entra, si viene visitati, stabilizzati, curati e rimandati a casa. Non si può sacrificare un reparto come la cardiologia d'Agrigento privandolo del primario Caramanno. Caramanno ha i giorni contati perché non può stare sempre qui. La carenza dei medici è un problema che poi si ripropone, anche perché Caramanno porta molti suoi colleghi giù in questo momento, in questa fase d'emergenza. Il dopo Caramanno, mi chiedo. Ancora siamo con Caramanno, già siamo arrivati al dopo Caramanno, non mi pare che siamo a questo livello, ne parleremo dopo Caramanno. Il direttore Caramanno giustamente ha fatto notare che non è il suo lavoro definitivo, ma nessuno di noi pensa che possa essere una cosa di questo genere. Quello che si sta organizzando adesso, e non è solo il discorso del pronto soccorso, perché io l'ho detto in conferenza stampa, il pronto soccorso non funziona solo per le cose che abbiamo fatto. Dobbiamo fare un'altra serie di procedure organizzative, di sistemazioni, con l'aiuto di Caramanno nel periodo in cui lui ci sarà per preparare il terreno a quello che invece ci auguriamo che possa essere la persona che poi possa curare, faccia questo. La cardiologia non è in pericolo, perché il direttore Caramanno non l'avrebbe mai messa a rischio e non avrebbe mai accettato se poteva mettere a rischio i suoi 35 anni, 35 anni della sua vita nel reparto di cardiologia. Di sicuro c'è da ringraziare anche i cardiologi perché stanno facendo, appena finiscono il turno da loro, vanno ad aiutare giù in pronto soccorso, e questo è il messaggio fondamentale che io e il dottore Caramanno vogliamo dare. Così come succede in altri posti, così come succede per alcuni ad Agrigento, uno è il direttore Caramanno, cerchiamo di voler bene il nostro ospedale, cioè gli altri medici si possono mettere a disposizione dell'ospedale o anche quelli del territorio, si possono mettere a disposizione del pronto soccorso per determinati aiuti, perché adesso che la situazione è normalizzata non fa più la paura che faceva una volta. Ovviamente una volta era veramente difficile poter pensare che qualcuno venisse a lavorare lì. Dottore Caramanno, i miracoli non esistono, o meglio esistono, ma li fanno chi sono i preposti. Ma qui, in questo pronto soccorso, in questa settimana, è successo qualcosa di straordinario. Ma niente, abbiamo fatto, io e i miei colleghi abbiamo fatto il nostro dovere, il nostro lavoro. E io devo ringraziare, come ho già detto prima, i medici del pronto soccorso che storicamente, diciamo, con abnegazione, con grande spirito di sacrificio, diciamo, tra virgolette, mandano avanti la baracca, così anche gli infermieri e il personale ausiliario. Ma mi premeva ringraziare i miei collaboratori nelle persone del dottore Pilato, del dottore Savarino, dei fratelli Diana, del dottore Giusti, del dottore Geraci che ha rinunciato alle ferie e in ultimo il dottore Vaccaro che hanno dato un grossissimo contributo determinante per far sì che ritornassimo alla normalità. Sarà anche una coincidenza oltre al suo lavoro, dottore Caramanno, ma abbiamo visto che i corridoi, le stanze sono quasi semivuote. No, vabbè, nel momento in cui è ovvio che il primo problema del pronto soccorso Agrigento è la carenza dei medici. Noi abbiamo fatto una specie di task force in questi giorni, poi c'è in missione di nuovo personale, per cui penso che tutto il mese di agosto diciamo che la situazione è tranquilla. Speriamo che arrivi il nuovo responsabile perché devo andare via Non ci sta. e poi
che arrivano questi medici argentini in modo tale che praticamente a regime ci possa essere una normalità che duri nel tempo.